Buongiorno a tutti, sono Giorgia, account manager in MailUp. In questo webinar andremo a scoprire insieme tutte le novità dell'ultimo rilascio e quindi della versione 8.8.2. Prima di introdurvi come sarà strutturato questo webinar, vi chiederei di effettuare un breve test audio. Infatti, il programma che stiamo utilizzando, GoToWebinar, ci consente di condividere lo schermo. Voi adesso dovreste vedere uno schermo con lo sfondo grigio scuro e la scritta Scopri MailUp in 30 minuti e di sentire la mia voce. Per quanto riguarda la mia voce, potete darmi un feedback nella finestra di chat che trovate in fondo al programma che stiamo utilizzando, GoToWebinar. Fatemi sapere se l'audio si sente correttamente oppure se fosse necessario alzare il volume, avvicinare il microfono o apportare delle modifiche, appunto per sentire meglio. Un secondo solo che appunto attendo che i partecipanti rispondano e poi posso iniziare a introdurvi come sarà strutturato questo webinar. Ci sarà appunto una parte nella quale ci sarà un video dove verranno spiegate tutte le novità dell'ultimo rilascio, novità che riguardano diversi aspetti. Dopodiché ci sarà una parte di domande e risposte. Voi potete scrivermi sempre nella finestra di chat che state utilizzando anche adesso per effettuare il test audio e io vi risponderò tramite microfono. Prima una brevissima presentazione societaria. MailUp è una piattaforma che vi consente di inviare comunicazioni attraverso diversi canali di invio. Abbiamo il canale email, il canale SMS ed il canale social. MailUp è una società che nasce nel 2004 dall'iniziativa di 5 soci e negli ultimi 4 anni sono stati quintuplicati sia il numero di clienti, attualmente superano i 7.600, sia il fatturato. Nel 2006 è stato introdotto un nuovo canale, il canale SMS, che è un canale in costante crescita, e nel 2011 è stata aperta la sede a San Francisco. Vi ricordo che MailUp è presente in Italia con le sedi di Milano e Cremona e dal 2011 è presente anche negli Stati Uniti con la sede di San Francisco. Nel 2012 è stato effettuato un redesign che ha reso la piattaforma ancora più intuitiva e semplice da utilizzare, lo vedremo a breve, e nel 2014 è stato introdotto un nuovo listino, il listino a frequenza, che consente appunto di pagare non per il numero di mail inviate, ma per la velocità di invio che si va a scegliere. MailUp è localizzata attualmente in italiano, inglese e spagnolo e entro il 2015 sarà localizzata anche in nuovi mercati. Oggi parleremo delle novità dell'ultimo rilascio, quindi delle novità della release 8.8.2. Cosa riguardano? Innanzitutto il processo di invio, quindi come spedire le nostre comunicazioni attraverso appunto questo nuovo redesign della schermata Scegli destinatari. Vedremo anche come gestire in modo più semplice i gruppi, quindi la schermata appunto inerente alla possibilità di gestione dei nostri gruppi, degli iscritti ai gruppi, come copiarli, come spostarli, come gestire questi micro contenitori. Vedremo appunto i miglioramenti alla sezione controlla, una sezione molto importante di cui possiamo avvalerci prima di effettuare l'invio vero e proprio e vedremo anche la verifica del mittente SMS. Io adesso appunto vi lascerei al video nel quale verranno appunto illustrate queste nuove funzionalità. Vi ricordo che se ci fossero domande o curiosità rispetto a queste funzionalità potete scrivermi nella finestra di chat che avete utilizzato anche poco fa per effettuare il test audio. Io vi risponderò tramite microfono alla fine. Grazie a tutti e buona visione.
Buongiorno a tutti, sono Giorgia, account manager in MailUp. In questo webinar andremo a vedere tutte le novità dell'ultimo rilascio e quindi tutte le novità della release 8.8.2. Tra queste novità ci sono il processo guidato di invio che rende la spedizione delle nostre email ancora più semplice e intuitiva, la gestione dei gruppi, anche questa resa più immediata, il miglioramento della sezione controlla, sezione alla quale accediamo prima di effettuare l'invio vero e proprio, e la verifica del mittente per gli SMS. Andiamo quindi nel menu destinatari e vediamo come gestire i nostri iscritti e la nuova gestione dei gruppi. Dal menu destinatari possiamo andare infatti a vedere l'elenco di tutti i nostri iscritti. Nel caso specifico della mail, possiamo andare a vedere gli iscritti a questa lista, i sospesi, i disiscritti e i non raggiungibili, quindi i nostri bounce. Quando accediamo in destinatari elenco email iscritti, possiamo vedere il numero totale di iscritti a questa lista e possiamo andare a ricercare un indirizzo email andando proprio a digitarlo in questo apposito spazio, oppure possiamo cercare attraverso delle opzioni avanzate, quindi possiamo andare a includere dei gruppi, quindi andare a cercare dei gruppi, andare a escludere dei gruppi, applicare dei filtri, quindi cercare i destinatari che rispondano a un determinato filtro e possiamo impostare anche un arco temporale. Ad esempio, posso volere andare a cercare tutti gli iscritti a un mio determinato gruppo, che potrebbe essere ad esempio il gruppo demo. Così facendo, mi verrà dato il numero di iscritti trovati con questa ricerca. E cliccando su cerca avrò la possibilità di andare a vedere gli indirizzi di questi iscritti e di andare a gestire questi destinatari in modo molto semplice ed intuitivo. Posso andare a aggiungerli a un determinato gruppo tra quelli presenti in questa lista. Posso andare a rimuovere i gruppi, i destinatari dal gruppo selezionato, dal gruppo ai quali appartengono e aggiungerli a nessun nuovo gruppo, ma semplicemente farli tornare nell'elenco degli iscritti a questa lista, oppure posso decidere di andare a spostarli in un altro gruppo ancora. Oppure posso decidere di rimuovere i destinatari da tutti i gruppi ai quali appartengono, non solo dai gruppi selezionati, e o farli tornare all'interno dell'elenco degli iscritti a questa lista, quindi non vado ad aggiungerli a nessun altro nuovo gruppo, oppure posso scegliere di spostarli in un gruppo differente, sempre tra i gruppi presenti in questa lista. Posso anche scegliere di compiere una disiscrizione massiva, quindi scelgo di disiscrivere tutti coloro che appartengono a questo gruppo. Posso anche andare a selezionare la selezione individuale, quindi andando su On, posso scegliere di compiere queste azioni di gestire degli specifici destinatari e non tutti i destinatari che appartengono al gruppo che ho ricercato. Per cui questa era già, diciamo appunto, la gestione degli iscritti era già stata modificata e questa tipologia di ricerca più semplice è stata applicata anche per i gruppi e anche in fase di selezione dei destinatari in fase di invio. Adesso andiamo a vedere. Andiamo quindi a vedere i nostri gruppi. Infatti, dal menu destinatari, oltre a poter vedere l'elenco di tutti i nostri iscritti, possiamo anche vedere i nostri gruppi. Che cos'è un gruppo? Un gruppo è un micro contenitore
nel quale posso andare ad inserire dei destinatari. Perché creare un gruppo? Perché può essere molto comodo e pratico in fase di invio. Posso infatti scegliere di non voler inviare a tutta la mia lista, ma solo di inviare a determinati gruppi, o posso decidere di inviare a tutti gli iscritti alla mia lista, ma escludendo dei gruppi. I gruppi sono comodi perché ci consentono di inserire in uno stesso contenitore dei contatti che rispondono a un determinato filtro o a una determinata caratteristica, e questo serve per profilare sempre di più il nostro database e creare campagne mirate. Come potete vedere in questa sezione destinatari gruppi, potrete trovare il nome del gruppo, quindi ci sarà l'elenco di tutti i gruppi presenti in questa lista, il numero di email di destinatari email presenti in questo gruppo, ed è stato aggiunto anche il numero di SMS, cioè i destinatari SMS che hanno anche appunto un numero telefonico di questo gruppo e anche del fax, per cui c'è stato appunto un redesign di questa sezione in modo che per ciascun gruppo presente in lista possiate vedere quanti destinatari di questo gruppo siano appunto abbiano un indirizzo mail, quanti anche abbiano appunto lasciato un recapito telefonico. Quindi abbiamo l'elenco di tutti i gruppi presenti in questa lista e sotto abbiamo la possibilità di compiere alcune azioni. Adesso le vediamo nello specifico. Andando a selezionare alcuni di questi gruppi, possiamo ad esempio andare a eliminare un gruppo. Questo non significa che vengono eliminati i destinatari che resteranno invece presenti tra gli iscritti di questa lista, ma solo che verranno dissociati dal gruppo eliminato, per cui elimina gruppo ci consente di eliminare il contenitore. Elimina destinatari invece va a eliminare i destinatari che fanno parte di un determinato gruppo. I destinatari non vengono eliminati ovviamente solo dal gruppo, ma da tutta la lista, per cui bisogna fare attenzione a questa voce. Posso anche andare a scegliere di eliminare sia il gruppo, quindi sia il microcontenitore che ho creato, sia i destinatari che ne fanno parte, attenzione anche a questa voce, oppure posso andare a semplicemente svuotare il gruppo, quindi i miei destinatari rimarranno sempre iscritti e presenti in questa lista, ma non in quel gruppo, quindi non in quello specifico contenitore. Qui sotto ho anche la possibilità di creare un nuovo gruppo. I nuovi gruppi si possono creare o in questa schermata, quindi andando o in destinatari, gruppi, crea nuovo gruppo, semplicemente selezionando crea nuovo gruppo e andando ad attribuirgli un nome, oppure posso creare un nuovo gruppo direttamente in fase di importazione, quindi dopo avere selezionato il file che voglio caricare in console, quindi dopo aver caricato il mio database, mi verrà chiesto se vorrò inserirlo in uno o più gruppi tra quelli già presenti in piattaforma, oppure se vorrò creare un ulteriore nuovo gruppo. Quindi da destinatari gruppi, potrò vedere tutto l'elenco dei gruppi presenti in questa lista, potrò eliminare il gruppo, eliminare i destinatari, eliminare sia il gruppo sia i destinatari o svuotare il gruppo, i gruppi poi che posso avere selezionato e creare un nuovo gruppo. Se decidessi di andare a vedere un gruppo specifico, andrò su Azioni e potrò andare a rinominare questo gruppo. Potrò andare a visualizzare chi appartiene a questo gruppo, quindi gli indirizzi email che sono in questo gruppo, o gli SMS, quindi chi ha un recapito telefonico all'interno di questo gruppo. Anche qui potrò andare a svuotare il gruppo, dove i destinatari faranno comunque parte degli iscritti alla lista, ma non più di questo gruppo, oppure posso eliminare il gruppo. Posso anche andare a cercare nei gruppi. Andrò a cercare il mio gruppo demo. Cerca.
Mi verrà appunto dato il mio gruppo demo con i miei 5 destinatari email e con il mio destinatario SMS. Dal pulsante azioni potrò andare sempre a rinominare questo gruppo, potrò andare a visualizzare i miei scritti email, SMS, svuotarlo o eliminare il gruppo. Se seleziono visualizza email, verrò riportato alla pagina di destinatari elenco email, dove potrò andare appunto a gestire questi destinatari, quindi dove potrò andare a gestire gli appartenenti a questo gruppo e decidere, eventualmente decidere se copiarli in un altro gruppo, oppure se andare a rimuoverli da questo gruppo e andare a spostarli in un altro gruppo presente in piattaforma, in questa lista, oppure se rimuoverli non solo dal gruppo che ho selezionato e quindi dal mio gruppo demo, ma andarli a rimuovere da tutti i gruppi e aggiungerli o a nessun gruppo o a un gruppo che ho in piattaforma, oppure posso andare a disiscrivere tutti questi indirizzi email. Quindi ho cercato il mio gruppo demo, ho deciso di visualizzare gli iscritti email di questo gruppo e posso appunto gestire gli indirizzi. Potrei anche decidere di affinare la mia ricerca, per cui di andare ad applicare ulteriori filtri e andare appunto a aggiungere dei criteri alla mia ricerca, oppure posso andare sul singolo destinatario di questo gruppo e andare a guardarne il profilo, disiscriverlo o eliminarlo. Guardando il profilo avrò la possibilità di andare a vedere i campi anagrafici che sono stati appunto compilati da questo destinatario, lo stato del destinatario, quindi iscritto, i gruppi ai quali appartiene e quindi potrò andare appunto a vedere le specifiche del singolo destinatario. Quindi abbiamo visto dal menu destinatari come andare a ricercare i nostri iscritti e come eventualmente spostarli o copiarli e le nuove appunto modalità di ricerca destinatari che sono le stesse, quindi sono state allineate, è molto più semplice perché è omogenea la ricerca anche dei gruppi e le possibilità che abbiamo appunto di gestire i nostri gruppi. Vediamo ora le nuove funzionalità inerenti l'invio. Per inviare le nostre comunicazioni andremo su Messaggi, email, invia. Qui troveremo l'elenco delle comunicazioni presenti in questa lista e dal pulsante Azioni potremo andare a inviare la comunicazione, inviare a singoli, quindi inviare fino a 10 indirizzi email, oppure andare a usufruire della sezione controlla. Inizierei appunto andando a vedere la sezione controlla. Questa sezione è molto utile perché ci consente di verificare se il nostro messaggio è ben strutturato prima di andare a compiere l'invio vero e proprio. Quindi possiamo andare a vedere se ci potrebbero essere problematiche ad arrivare a destinazione, quindi in inbox, nella nostra posta in arrivo. Possiamo quindi andare a selezionare controlla prima di inviare la nostra comunicazione email e vedremo appunto alcune caratteristiche del nostro messaggio, della nostra comunicazione. Potremo vedere un sommario, andare a vedere le anteprime, quindi come controllare, diciamo, la compatibilità con i principali client di posta attraverso appunto l'analisi mail, andare a verificare l'integrità e la reputazione dei link con l'analisi link, andare a controllare la presenza di eventuali caratteristiche che potrebbero appunto classificare la nostra email come uno spam.
E possiamo andare a vedere una revisione del codice. La revisione del codice è possibile ed è visibile solo quando il messaggio è stato composto con editor HTML, quindi con l'editor What You See is What You Get. Non è visibile con B e ci consente appunto di andare ad analizzare delle specifiche inerenti alla nostra comunicazione, al nostro codice. E possiamo anche generare una versione testuale del messaggio per quei destinatari che non supportano l'HTML. Qui andiamo a vedere le voci che questa sezione c'era già stato un redesign di questa sezione controlla che è stato appunto ulteriormente migliorato. Andiamo a vedere alcune voci di questo menu. Tra le prime voci possiamo vedere appunto il sommario che ci fornisce una panoramica sullo stato di salute del messaggio. Verrà innanzitutto ricordato l'oggetto della comunicazione, il tempo di invio stimato per appunto raggiungere tutti gli iscritti, la dimensione del messaggio, se ci siano meno immagini embedded, eventualmente allegati, e poi viene appunto effettuato un controllo di salute della comunicazione, per cui verrà analizzato che i file siano allegati correttamente appunto nel caso mancassero appunto dei link, non fossero tracciati, viene verificato che sia presente il link di disiscrizione, viene appunto eventualmente analizzato se i link sono inseriti in una lista nera, se manchino, siano presenti dei codici di tracciamento di Web Analytics e se i campi dinamici siano o meno attivati. Quindi queste sono diciamo, una prima panoramica della comunicazione che andremo a spedire e possiamo verificare che appunto sia tutto corretto. Tra le varie funzionalità presenti in controlla, sicuramente una molto importante ed utile appunto da visualizzare è quella di controllo spam. Perché? Perché da controllo spam possiamo appunto assicurarci che non ci siano problematiche tali per cui il nostro messaggio venga visto come spam dagli ISP. Quindi andrò su controllo spam e andrò a selezionare guarda i punteggi di Spam Assassin. Mi verrà dato un punteggio, quindi verrà dato un punteggio alla mia comunicazione e mi verrà data una soglia da non superare. Qui come soglia viene dato 5, in realtà è meglio non andare a superare il 2.5. Perché? Perché se andassimo a superare questo valore potrebbe significare che il messaggio potrebbe avere dei problemi e alcuni provider potrebbero identificare come spam il messaggio. Quindi in questo caso il nostro messaggio va benissimo perché è 0 e qua sotto si possono trovare appunto alcuni dettagli su delle fasce da 0 a 4.5, diciamo che ci spiegano se stiamo entrando o meno nel rischio appunto di essere percepiti come spam. Se ci fossero dei problemi verrebbero appunto spiegati qua sotto, in questo caso appunto il punteggio è 0, per cui non ci sono particolari problematiche. E appunto è consigliabile andare a vedere, a controllare il punteggio spam, lo spam check, perché eventualmente si può poi andare a sistemare magari lato codice alcune caratteristiche del messaggio che potrebbero creare problematiche, piuttosto che sistemare l'oggetto, o comunque andare a modificare la nostra comunicazione prima di inviarla ed essere quindi sicuri che non ci siano problematiche ad arrivare nella posta in arrivo.
Nel caso appunto ci fossero dei problemi, magari a livello di codice, potremmo appunto avvalerci di questa funzionalità revisione codice che ci consente di andare appunto a vedere eventuali errori o eventualmente dei potenziali problemi presenti nel nostro codice HTML. Quindi sicuramente, è molto utile andare a utilizzare la funzione controlla prima di inviare appunto le nostre comunicazioni, quindi prima di inviare la nostra comunicazione a tutti i destinatari, possiamo andare a vedere una panoramica della comunicazione stessa, un'anteprima sui client di posta, andare a verificare appunto i link, il controllo spam ed effettuare una revisione del codice. Possiamo anche andare a creare una versione di testo nel caso appunto non venga supportato l'HTML. Quindi sicuramente questa è una voce molto importante da utilizzare prima di inviare le nostre comunicazioni email. Come andiamo a inviare le nostre comunicazioni? Con Shelly destinatari, quindi da messaggi email invia Shelly destinatari. Seleziona destinatari ci permette di andare a scegliere il mittente, scegliere i destinatari ai quali vorremmo andare ad inviare. Come potete avere notato nelle ultime settimane, questa sezione è stata modificata, è stata allineata a diciamo, le schermate che potete vedere anche in destinatari email o in destinatari gruppi, per cui tutte le schermate sono più omogenee e più allineate e questo sicuramente rende più semplice appunto l'utilizzo. Dalla schermata Scegli destinatari possiamo quindi andare a scegliere un nome il mittente e quindi nello specifico scegliere un nome mittente, una email mittente ed un reply to. Bisogna scegliere con cura il nome e l'indirizzo del mittente. Se si vuole migliorare il tasto di recapito, magari è necessario andare a non inserire domini come .info oppure comunque optare per un indirizzo che sia riconoscibile dai nostri destinatari, che ci faccia appunto riconoscere che sia il nome del nostro brand o comunque che sia chiaro chi sta scrivendo. Posso anche appunto indicare un indirizzo email per le risposte, in modo che sia più facile per i miei destinatari entrare appunto in contatto e poter rispondere. Quindi nella prima schermata andrò a scegliere il mittente, andando a definire un nome mittente, un'email mittente ed un reply to. A questo punto clicco su Continua. Arriverò alla mia seconda schermata, le azioni che posso fare che è scegli appunto destinatari. Le azioni che posso fare sono le stesse che avevo nella visualizzazione precedente, sono solo disposte in maniera differente. Quindi cosa posso fare? Posso andare a inviare al mio gruppo di test. Il gruppo di test è un gruppo presente di default in piattaforma, scegliete voi ovviamente da quali indirizzi debba essere popolato e prima di inviare una comunicazione a tutto il vostro DB, a tutti i vostri gruppi, alla lista, potete scegliere di inviare a un gruppo di test. Potete andare appunto a selezionare degli specifici destinatari e quindi restringere la ricerca, oppure potete inviare a tutti gli iscritti a questa lista. In questo caso andremo a selezionare Scegli destinatari e cliccheremo su Continua. Come vedete, la schermata è esattamente uguale a quella che ci troviamo quando andiamo a cercare in destinatari elenco email, ovvero possiamo includere dei gruppi, escludere dei gruppi o applicare dei filtri. Includere dei gruppi, quindi schiacciando più, potrò andare a scegliere tra i gruppi che ho presenti in piattaforma e potrò andare a voler inviare solo ai contatti che sono in questo gruppo. Oppure potrei voler inviare a chi risponde a un determinato filtro.
Quindi posso andare a appunto, applicare dei criteri di ricerca e vedere subito quanti tra i miei destinatari corrispondano a questi criteri. Posso affinare la ricerca, posso semplicemente cercare un gruppo. In questo caso ho trovato 5 destinatari che fanno parte di questo gruppo. Andrò a selezionare Continua. E ci sarà una breve verifica anti-spam del messaggio dei destinatari e a questo punto, esattamente come potevo fare prima, andrò a impostare un invio programmato, quindi andare a impostare l'invio della mia comunicazione in un giorno o in un'ora futuri, oppure potrò effettuare un invio immediato cliccando su Avanti. Il processo guidato di invio è sicuramente una delle novità più importanti di questa release perché riesce appunto a guidare passo passo nella spedizione di una comunicazione, dalla definizione del mittente, dell'email mittente e del reply to, alla scelta dei destinatari con criteri di ricerca più semplici da applicare e omogenei rispetto appunto ad altre sezioni della piattaforma. Quindi le novità della release 8.8.2 sono sicuramente appunto la gestione dei gruppi con la modifica appunto della schermata gruppi dove è possibile vedere le mail dei destinatari, gli SMS dei destinatari, la gestione di appunto di copiare e spostare dei gruppi dei destinatari da un gruppo ad un altro e un'altra novità è che viene richiesta la verifica del mittente SMS per assicurare appunto maggiore sicurezza e appunto veridicità dei numeri. Questa è una cosa molto importante perché prima veniva chiesto appunto di andare a compilare un'anagrafica in base appunto alla normativa AGCOM per poter inserire un mittente alfanumerico, ma non c'era nessuna verifica per quanto appunto riguardava un mittente numerico. Adesso questa verifica è presente, così come è presente quando andate a scrivere un indirizzo mail mittente ed è molto importante per un discorso appunto di veridicità e sicurezza e appunto reputazione, per cui è sicuramente un'ulteriore aggiunta che aiuta ed è sicuramente molto importante. Queste sono tutte le novità dell'ultimo rilascio, dell'ultima release. Passiamo ora alla domanda, alla parte di domande e risposte. Grazie. Allora, un secondo solo. Ok, adesso abbiamo appunto del tempo a disposizione dove potete scrivermi le vostre domande nella finestra di chat. Stavo giusto appunto finendo di rispondere ad alcuni di voi, adesso appunto proseguirò tramite microfono e io potrò appunto rispondervi tramite il microfono. Rispondo subito a Francesca perché appunto mi ha fatto una domanda ma non ho fatto in tempo a risponderle. Oggi diciamo che il webinar si va a concentrare sulle funzionalità della nuova release, per cui della release 8.8.2. Queste funzionalità riguardano appunto le vari passaggi che abbiamo visto poco fa nel video, quindi i gruppi, l'invio, la possibilità di verificare il mittente SMS. Per un approfondimento specifico su altre voci di menu e altre funzionalità della piattaforma come marketing più e social, può anche visionare le nostre demo settimanali, la demo A e la demo B, in particolar modo la demo B tratta appunto delle funzionalità di marketing più. Leggo un attimo le domande, cerco di rispondere alle domande che mi vengono fatte, maggiormente, che possono interessare il maggior numero di partecipanti. Un secondo solo che leggo.
Allora, alcuni di voi mi stanno chiedendo se questo video sarà disponibile. Sì, questo video lo potrete rivedere nella sezione Diventa esperto del nostro sito www.mailup.it. Mi viene chiesto se gli aggiornamenti della piattaforma avvengano in automatico. Sì, ovviamente tutte queste funzionalità le trovate già in piattaforma. Questo webinar era appunto stato fatto per presentarvi queste nuove funzionalità e vedere insieme appunto come usufruirne. Allora, faccio un attimo di chiarezza sulla discrezione tra gruppi, discorso gruppi e discorso lista, perché vedo che alcuni di voi appunto hanno diciamo, sovrapposto questi due concetti. La lista è un ambiente di lavoro nel quale io posso suddividere la mia console. In ciascuna lista poi posso andare a creare dei gruppi, quindi dei microcontenitori che possono essere comodi in fase di invio, perché come abbiamo visto posso decidere di inviare solo a determinati gruppi, posso decidere di escludere altri gruppi e via dicendo. La disiscrizione però non è sui gruppi, è sulla lista, per cui è chiaro che se io mi disiscrivo da una newsletter, da una comunicazione, mi andrò a disiscrivere, cioè non farò più parte di nessun gruppo, perché mi sto disiscrivendo dalla lista. Se voglio evitare che il mio destinatario si disiscriva e quindi che non sia più presente in nessun gruppo, quello che posso fare è accertarmi periodicamente delle sue preferenze e dei suoi interessi, quindi dei gruppi che sceglie di magari seguire, come andando a inserire nelle mie comunicazioni email dei moduli di autoprofilazione nei quali posso chiederle appunto i suoi interessi, le sue preferenze, in modo da gestirlo nei gruppi appositi e in modo che non si vada a disiscrivere. Quindi la disiscrizione è per lista. Se un utente si va a disiscrivere, a quel punto, non sarà più presente neanche nei gruppi. Sempre sui gruppi, i gruppi si riferiscono a una specifica lista, ovvero ogni lista deve essere concepita come un ambiente di lavoro separato nel quale posso suddividere la mia piattaforma. Le uniche due cose che avranno in comune tutte le liste sono i campi anagrafici e la coda di invio. I campi anagrafici disponibili in piattaforma sono 41, 39 dei quali modificabili. I due non modificabili sono quelli che vanno a costituire l'ID, quindi l'identificativo del singolo iscritto, che sono il campo mail e il campo appunto SMS. Quindi i gruppi non possono essere condivisi da più liste. Rispondo alla domanda di Massimiliano sull'importazione di una base dati in un gruppo con destinatari appunto simili. Cioè, io posso andare a importare una base dati in un gruppo già esistente. Quando vado dove ci possono essere appunto gli stessi indirizzi o alcuni indirizzi uguali, cosa succede? Che in fase di importazione avvengono automaticamente tre funzioni, che sono la verifica dei disiscritti, la deduplica di indirizzi doppi e la verifica di email sintatticamente errate. Vengono aggiornati, diciamo che l'identificativo appunto è la mail, e vengono sovrascritti.
Allora, ci sono altre domande sulla disiscrizione, sempre appunto discorso gruppi, liste, verifiche, eccetera. Allora, nel momento in cui un mio destinatario clicca sul link di unsubscribe, è immediata la disiscrizione, cioè potrò scegliere io la tipologia di disiscrizione, che ricordo è per lista, e potrò scegliere io se con un click, quindi se basterà che il mio destinatario clicchi sul link di disiscrizione, se con conferma, se con opzioni, da più liste o tramite il centro profilo. Ma nel momento in cui il mio destinatario cliccherà sul link di unsubscribe, sarà automaticamente inserito tra i disiscritti. Ovvero, non è necessario che voi eliminiate nulla, anzi è importante che ci sia l'elenco dei disiscritti proprio per non andare a importare un contatto che appunto aveva espresso la volontà di non ricevere più le nostre comunicazioni. Quindi è importante che ci siano in destinatari elenco email, trovate anche proprio l'elenco di tutti i disiscritti, quindi è una sezione separata dove vengono automaticamente inseriti tutti coloro che si sono disiscritti. Rispondo ad Anna sui gruppi in relazione appunto al marketing comportamentale. Assolutamente sì, cioè in marketing, in piattaforma è disponibile un menu che si chiama Marketing Più. Tramite questo menu è possibile applicare dei filtri, creare dei filtri o per delle caratteristiche che possono avere i nostri destinatari, quindi filtri per anagrafica che vanno a cercare dei valori nei campi anagrafici dei nostri destinatari. Per esempio, voglio cercare tutti gli iscritti di Milano, oppure voglio cercare tutte le donne e poi posso copiarli o spostarli in gruppi questi destinatari, oppure posso andare a vedere delle attività che i miei destinatari possono o non possono avere compiuto. Ad esempio, voglio trovare tutti quelli che hanno letto una determinata comunicazione, oppure voglio vedere quanti sono i miei destinatari che hanno cliccato una call to action in un specifico messaggio. Dopodiché posso scegliere di copiare questi destinatari in un gruppo, oppure spostare questi destinatari in un gruppo. Potrò anche decidere di, appunto, impostare degli invii automatici in base a delle azioni che possono o non possono avere compiuto. Sempre sui gruppi, quando si va a svuotare un gruppo, non si eliminano gli indirizzi, semplicemente quelle email, quindi quegli indirizzi, non saranno più nel gruppo 1, ma saranno nell'elenco generico delle mail di iscritti in quella lista. Quindi non sto eliminando i miei destinatari, se sto svuotando un gruppo, rimarrà il gruppo, ma i destinatari non li troverò più all'interno di quel gruppo specifico, ma andrò a cercarli in destinatari, elenco email oppure in altri gruppi di cui faranno parte. Rispondo a Luisa, sempre appunto in questo caso sui gruppi, ma in fase di invio. Questo è stato un cambiamento per appunto rendere più omogenee le varie sezioni della piattaforma. Ci saranno degli ulteriori miglioramenti per rendere sempre più comoda la fase di spedizione e andrà anche a migliorare e ad apportare ulteriori modifiche in fase di invio proprio quando si vanno a scegliere i gruppi nel menu a tendina. Per cui sta lavorando il nostro prodotto per apportare appunto delle migliorie in quella specifica sezione.
Sempre su i disiscritti, mi spiace che non riesco appunto a rispondere proprio a tutte le domande perché siete in molti, sto cercando quelle che tornano di più e vedo sono molte sui gruppi e molte sulle disiscrizioni. Sui disiscritti è difficile che un utente clicchi su un link di disiscrizione erroneamente. Per evitare questo basta non impostare una disiscrizione con un clic, ma andare ad impostare una disiscrizione con conferma. Se invece per errore si va a intendere i bounce, vengono disiscritti quelle mail che hanno dato un hard bounce, quindi un errore permanente non recuperabile. Vengono gestiti gli hard bounce, ma anche i soft bounce, direttamente dalla piattaforma. Tutto l'elenco dei nostri disiscritti possiamo vederlo in destinatari. Elenco email disiscritti. Lì vedremo chi si è disiscritto perché ha cliccato sul link di unsubscribe, chi si è disiscritto perché HB, quindi errore permanente, chi è tra i disiscritti perché ci ha segnalato come abuso. Ci sono diverse motivazioni di disiscrizione. Trovate tutti i vostri disiscritti in questa sezione specifica della piattaforma. Rispondo a Paolo. In fase di invio, dopo aver appunto verificato il mittente, quando si vanno a scegliere i destinatari e si sceglie di includere gruppi, quindi di inviare una comunicazione a gruppi, appunto schiacciando la voce più si apre una sorta di finestra dove è possibile andare a selezionare i gruppi. Meglio se venga utilizzato Chrome rispetto a Explorer. Questo magari provate, se avete dei problemi con delle funzionalità, provate a verificare con che browser si verifichino, per esempio Explorer, e vedere se con un altro browser è differente, diciamo, la funzionalità. Io consiglierei Chrome. Sempre sulla disiscrizione, sì, in fase di importazione avvengono automaticamente tre funzioni che sono la verifica dei disiscritti, la deduplica di indirizzi doppi e la verifica delle mail sintatticamente errate. Per cui quando andrete ad importare una base dati in un gruppo o in una lista, non verranno importati in piattaforma gli indirizzi che sono già segnati in piattaforma come disiscritti. Non è tra le best practice, diciamo, quella di inviare una mail ai disiscritti. Diciamo che la cosa migliore sarebbe che l'utente andasse a iscriversi nuovamente, magari su un form di iscrizione presente su un sito, in modo da poter anche specificare, lasciare magari più dati, specificare meglio i suoi interessi, in modo da riuscire anche a profilarlo nuovamente e meglio. In fase di invio, applicare i filtri, posso andare a includere dei gruppi, quindi posso andare a scegliere di inviare la mia comunicazione a degli specifici gruppi. Oppure posso dire, io non voglio inviare a tutti gli iscritti di una lista, voglio inviare solo a quegli iscritti che corrispondono a un determinato filtro. Ad esempio, posso avere creato un filtro per anagrafica, quindi un filtro che va a ricercare un valore in un campo anagrafico sulla città Milano. Quindi io voglio dire, non voglio inviare a tutti i miei clienti di
d'Italia, ma siccome voglio fare una campagna localizzata, voglio inviare solo ai clienti di Milano. Quindi cosa farò? Andrò ad applicare i filtri, andrò a cercarmi il filtro per anagrafica Città Milano. Quindi non invierò a tutti i miei clienti su tutto il territorio italiano, ma solo ai clienti della Città Milano, perché vorrò fare una promozione specifica in questo luogo. Cioè, i filtri servono per appunto segmentare sempre di più, profilare sempre di più i nostri destinatari. Ovviamente è possibile andare a chiedere ai nostri destinatari di aggiornare, appartenenti ad un gruppo, di aggiornare i loro dati o di lasciarcene di nuovi. È possibile andando ad utilizzare due funzionalità che abbiamo, in marketing più. Possiamo andare ad utilizzare il, link al modulo di autoprofilazione o il link al centro gestione profilo. Sono link che andiamo ad inserire nelle nostre email, quindi è molto semplice ed intuitivo da utilizzare, e possiamo appunto con l'autoprofilazione chiedere di aggiornare i loro dati. I dati che aggiorneranno non saranno altro che i campi anagrafici che abbiamo in piattaforma, oppure possiamo utilizzare il link al centro gestione profilo. Qui è un po' più vasto quello che possiamo andare a chiedere ai nostri destinatari, perché coinvolge anche, oltre a poter esserci un modulo di autoprofilazione, ma possiamo anche chiedergli di iscriversi o di disiscriversi da liste diverse, di seguirci su i nostri social, di gestire la frequenza di ricezione delle mail, di scegliere come gestire appunto il tracciamento statistico. Quindi chiediamo più informazioni. Sono comunque due link che possiamo inserire nelle nostre comunicazioni email. Allora, così come prima un po' per lista e gruppo, torno un attimo sul concetto filtro gruppo. Allora, io posso utilizzare in fase di ricerca dei miei destinatari o in fase di invio dei criteri di ricerca diversi. Posso andare sia a cercare o a inviare a determinati gruppi, oppure posso affinare ulteriormente la mia ricerca. Cioè, io posso avere un gruppo che è il gruppo Città Milano. In questo gruppo, di questo gruppo, fanno parte dei destinatari e appunto che possono avere specificato anche il genere. Quindi cosa faccio? Voglio fare una campagna su Milano e nello specifico voglio andare a vedere le donne di Milano. Quindi cosa farò? Andrò a cercare il gruppo Milano, che può essere un gruppo che ho già creato nella mia piattaforma, nella mia lista. A questo punto di quel gruppo voglio vedere quante sono le donne, quindi andrò ad applicare anche un filtro. Sono, diciamo, concetti diversi, cioè io posso andare poi in fase di invio a includere o escludere dei gruppi, oppure posso applicare dei filtri. I gruppi sono microcontenitori, mentre i filtri vanno a cercarmi dei valori e poi posso scegliere io se spostare questi contatti in altri gruppi. Sono proprio funzionalità differenti. Entrambe possono essermi sicuramente utili in fase di ricerca destinatari e in fase di invio. Allora, in fase di invio,
Pubblica su social era una funzionalità che c'era già. Sostanzialmente ci consente di andare a pubblicare la versione web della nostra newsletter sui nostri social network, quindi ci rimanderà alla pagina social. Sempre sulla disiscrizione, è possibile importare dei disiscritti in piattaforma come andiamo a caricare la nostra base dati, quindi il nostro database da destinatari importazione. Nella schermata relativa ai gruppi, quindi quando possiamo andare a selezionare uno o più gruppi o creare un nuovo gruppo dove inserire il nostro file, nelle opzioni avanzate possiamo specificare di importare questi contatti come disiscritti. Disiscritti normalmente si riferiscono a liste specifiche perché ogni lista ha proprie metodologie di iscrizione e disiscrizione, per cui io importerò i disiscritti in una specifica lista tramite appunto destinatari importazione importa come disiscritti. Sui gruppi, scusate, ma stavo cercando delle domande, diciamo quelle più richieste, più condivisibili e meno sui casi specifici, perché magari sono più appunto sulle esigenze personali, quindi sto cercando un attimo quelle più condivise e che posso affrontare in 2 minuti, pochi che purtroppo ci rimangono. Una delle domande ancora sui gruppi, cioè, che è stata posta più volte, riguarda appunto l'eliminare degli indirizzi. Per eliminare, cioè eliminare degli indirizzi da un gruppo, quindi cancellarli, non saranno più presenti neanche nella lista, si va a scegliere appunto elimina il gruppo e gli indirizzi e i destinatari. Così facendo nella lista non ci saranno più né il gruppo né i destinatari. Attenzione perché comunque eliminare i destinatari c'è un'operazione abbastanza, cioè definitivo, per cui si va da bene un attimo a pensare su questa diciamo, scelta tra le varie che possono esserci, come svuota gruppo, sposta questi destinatari in un altro gruppo. Comunque, se l'esigenza è quella di eliminarli, la voce corretta è elimina il gruppo ed elimina i destinatari. Sempre su disiscrizioni, i disiscritti non riceveranno le comunicazioni perché quando vado ad importare dei contatti come disiscritti serve appunto per evitare questo, per cui verranno messi in una sezione specifica della nostra lista e non riceveranno le nostre comunicazioni.
Purtroppo il tempo a disposizione è terminato. Mi spiace se non sono riuscita a rispondere a tutti i partecipanti. Vi ricordo che potrete vedere questo video anche nella sezione Diventa esperto del nostro sito. Grazie a tutti per aver partecipato a questo webinar. Grazie, buon proseguimento di giornata e buon lavoro. Grazie a tutti.